Lucio Izzo, direttore a Barcellona, un luogo fantastico per promuovere un paese fantastico. Sì, Barcellona e la Spagna in generale sono un paese amico, fratello direi, con una tradizione ovviamente di conoscenza dell'Italia e dell'italiano lunghissima. Io amo sempre ricordare, abbiamo appena concluso le celebrazioni del settimo centenario dantesco, che le prime due traduzioni al mondo in assoluto, il 1425 e 26, sono state fatte rispettivamente in spagnolo e catalano. Quindi la Spagna ha anche questa primogenitura negli studi danteschi. Quindi questa realtà, ovviamente una realtà consolidata con molte università, molti centri di istruzione dove si studia ovviamente l'italiano e la cultura, la letteratura italiana. Come istituto naturalmente noi ci muoviamo soprattutto in linea con quelle che poi sono le linee di indirizzo non soltanto del nostro Ministero ma in generale del sistema paese, e che sono appunto quelle di promuovere l'italiano anche in relazione per esempio a quelli che sono i settori per cui l'italiano è popolare oggi, per esempio appunto la gastronomia, il design, cioè il design in particolare è molto importante in Spagna. Noi abbiamo in Spagna ben 7 centri di formazione dello IED, l'Istituto Europeo di Design, che ha la propria sede centrale a Barcellona, recentemente è stato aperto il 7° a Bilbao, e questo è un indicatore del fatto che l'Italia ancora oggi è assolutamente presente e popolare e amata anche per questo. Diciamo che oggi se gli spagnoli e ci sono riusciti, hanno raggiunto uno strepitoso livello nella produzione del loro design, lo devono anche al fatto che gli italiani hanno portato la loro cultura e il loro, come dire, il loro saper fare anche in questo settore. Quindi i nostri corsi per esempio di lingua sono soprattutto in questi settori. Ovviamente abbiamo anche tantissimi studenti Erasmus, quindi non abbiamo soltanto gli italiani che vanno a fare Erasmus a Barcellona, ma abbiamo tanti spagnoli e latinoamericani che vivono in Spagna che vengono poi in Italia per i nostri Erasmus. Quindi è un ponte. Assolutamente sì, un ponte anche geografico, data la vicinanza tra i due paesi, facilmente raggiungibile naturalmente. La cultura in un momento in cui il mondo sembra impazzito e sta a diversi focolai di conflitto, può essere un paciere? Assolutamente sì, perché è il veicolo più semplice, più diretto per come dire, conoscersi e per mettere in comune le cose che, o meglio, per scoprire le cose che noi abbiamo già in comune. Ripeto, con la Spagna è una cosa assolutamente semplice e diretta, ma questo naturalmente vale per qualunque altra dimensione, soprattutto quelle più lontane naturalmente. Il Covid ci ha costretto a un isolamento, la riapertura vi ha fatto trovare una platea diversa, con nuove esigenze, o avete ritrovato gli amici di sempre? Allora, sicuramente abbiamo ritrovato gli amici di sempre, ma abbiamo guadagnato dei nuovi amici, nel senso che l'Istituto Italiano di Cultura, e lo dico credo con cognizione, tutti siamo riusciti con enorme rapidità nel momento in cui è stato impossibile proseguire con i corsi in presenza, ci siamo immediatamente attivati per i corsi online. E questo naturalmente ci ha fatto raggiungere un numero di persone che prima non potevamo raggiungere. Per esempio noi a Barcellona la nostra area di competenza è molto vasta, include le isole Baleari, Valencia, Murcia, l'Aragona, che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di studiare con noi, lo hanno fatto online e continuano a farlo, tant'è che oggi la domanda maggiore di corsi è ancora quella online. Quindi questo è un fatto. E poi soprattutto abbiamo anche cambiato, o meglio avvicinato, un pubblico anche tipo diverso. Anche generazionalmente abbiamo molti più giovani oggi, che sono i cosiddetti millennials, i nativi digitali, che hanno ovviamente una propensione allo studio online, magari più degli adulti. In realtà va detto che è stata anche una bella sorpresa quella a vedere come persone non più giovanissime a causa, o forse guardiamola in positivo, grazie alla pandemia hanno cominciato a scoprire e a utilizzare bene il mezzo informatico. La Spagna è sempre è vicina all'Italia. Adesso, come anche negli anni passati, ma ora per i giovani, è un po' un luogo di, non voglio dire di divertimento, ma insomma un luogo dove si guarda con allegria. Risponde al vero?
Sicuramente la Spagna è un paese come tutti i paesi, naturalmente ha anche le sue complessità, ma è vero che la cultura spagnola, come quella italiana, sono culture che tendono all'ottimismo, all'attività, quindi al superamento, a quello appunto che si definisce resilienza. E in questo senso certamente la Spagna rimane un paese vitalissimo quanto l'Italia, certo. E un rapporto di scambio e di collaborazione tra istituti, anche se operanti in luoghi diversi, quanto aiuta la programmazione e il lavoro che lei svolge? Beh, aiuta moltissimo, nel senso che questo è uno dei pilastri della nostra attività, quello appunto della cosiddetta circuitazione, e che non significa soltanto semplicemente far girare uno stesso evento, significa insieme ideare e programmare cose che possono essere condivise anche, e questo non vale soltanto per i paesi europei. Nel passato, per esempio, sono stato a Rabat e insieme agli istituti della stessa area della sponda sud, insieme a quelli della sponda nord mediterranea, abbiamo messo insieme delle idee e realizzato poi splendidi progetti. Sì, questo sicuramente non soltanto credo un'opportunità, ma direi quasi un obbligo per riuscire a fare un'attività culturale più efficace. C'è un progetto a cui lei ha collaborato a lavorare o che ha ideato che la rende particolarmente orgoglioso? Ce ne sono molti, in verità, naturalmente, però io penso che il progetto di cui bisogna essere più orgogliosi è quello che ancora bisogna realizzare. Quelli realizzati sono delle tappe importanti, per esempio ne abbiamo uno che nella sua apparente semplicità si realizzerà adesso in settembre, ed è la festa della Mercè. Allora, Barcellona ha la santa patrona, che è appunto la Nostra Signora della Misericordia, che è la patrona di Barcellona, ed è una festa di carattere nazionale popolare che dura 3 giorni. E quest'anno siamo riusciti ad avere città invitata, quindi una sorta di gemellaggio, Roma. Quindi in quei 3 giorni si celebrerà Barcellona, ma si celebrerà Roma con moltissimi eventi che sono sia a carattere spettacolare, quindi riguarderanno la musica, il cinema, le performance, anche l'arte di strada per esempio, ma anche naturalmente cultura alta, e questo sarà quindi un grande contenitore che peraltro ci permetterà di promuovere un appuntamento di Roma 2030, che per noi è un appuntamento importante, e quindi direi, se dovessi menzionare un progetto immediato, questo. Le istituzioni vi sono molto vicine, se lei potesse esprimere un desiderio, fare una richiesta che la magia fa realizzare subito, quale sarebbe? Io credo che le nostre istituzioni, naturalmente mi riferisco alle istituzioni italiane, sono già estremamente coese e attive. Naturalmente non parlo soltanto delle nostre, quindi consolati generali, ambasciate e il nostro ministero. Mi riferisco anche agli altri ministeri, in primis al Ministero della Cultura, ma anche a tutte le altre istituzioni, fondazioni, musei. Naturalmente, ecco, se dovessi esprimere un auspicio in tal senso, sarebbe bello se fossero ancora più intense le relazioni, non soltanto con le istituzioni spagnole, che sono già eccellenti, ma che si ampliasse ulteriormente a livello europeo. In questo senso, ecco, questa è una cosa di cui sono particolarmente contento in questo momento. Stiamo creando proprio in questi mesi, in questi giorni, a settembre sarà ufficiale, un cluster EUNIC, quindi l'associazione degli istituti italiani di cultura di tutti i paesi europei, che fino ad oggi non esisteva a Barcellona, quindi insieme ai colleghi francesi e tedeschi e naturalmente gli spagnoli, che però sono i padroni di casa, quindi agiscono in una forma diversa, abbiamo creato questa unione. Ecco, aumentare se possibile lo spirito europeo e la presenza di cooperazione europea, che già esiste, ma renderla ancora più incisiva.